Vi sono piaciute le cartocciate? Bene, adesso cipollina! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Benvenuti nella nostra cucina virtuale, reale, fate un po' come vi pare. Oggi siamo qui per uno dei pezzi di rosticceria, di tavola calda, da noi si chiama la tavola calda, che più ci invidiano in the universe. Sì, in the universe, è veramente una di quei pezzi di rosticceria, di tavola calda che ruba il cuore. Sì, se non lo provate, è uno di quelli che identifica proprio una... Catania, la città. Sì. Esiste solo qua e solo qua sappiamo come si fa. E allora basta tergiversare, andiamole a preparare. Ingredienti per l'impasto: 330 g di farina di Manitoba, 330 g di farina 00, 330 g di acqua, 40 g di zucchero, 16 g di sale e 16 g di lievito, 65 g di strutto. In più 200 g di burro a temperatura ambiente. Ingredienti per la farcitura. Allora, 3 cipolle. Yes, di queste bionde o in alternativa quelle bianche. Non ammesse le cipolle rosse o le cipolle di Tropea. Hanno un sapore troppo caratteristico. Meglio di tutte ci stanno queste, c'è chi usa quelle bianche. Passata di pomodori, un 100 grammi, 70 grammi, servirà soltanto per mettere un pochino al centro della farcia, mentre ci servirà un 140, 170 grammi di mozzarella. Io prendo questa perché è siciliana e zappalà, e questa è quella a fogli, mi viene comoda perché così occupa lo spazio giusto che decido io. Poi acqua e olio, potrei darvi le quantità, ma anche no, perché dipende molto da quanto acqua butta la vostra cipolla e quanto olio necessita per stufare bene. E allora io vi dico 40 grammi di olio, ma l'acqua vi dico quanto basta. Cominciamo con un bicchiere e poi casomai ne aggiungiamo in corso della cottura se è una cipolla troppo dura. Ci occorrerà anche un etto e mezzo di prosciutto cotto. E sale quanto basta. Come prima cosa sbriciolo il lievito all'interno dell'acqua e faccio in modo che i due ingredienti si amalgamino. Setaccio nel cestello della planetaria i 330 g di Manitoba. Setacciamo i 330 g di farina 00. Montiamo in planetaria il gancio per impasti e ci trasferiamo in macchina. Prima di iniziare metto dentro il sale. Comincio a far muovere la macchina lentamente a 1 e inserisco l'acqua con il lievito e lo zucchero a poco. Aumentiamo per qualche secondo la velocità. Diminuiamo di nuovo proprio qualche secondo e inseriamo lo strutto a pezzettini. Aumentiamo leggermente la velocità e facciamo il panetto. Passati 3 minuti, stacco. L'impasto non si attacca alle dita, è un buon impasto, lo continuo a lavorare 2 minutini a mano. Scaravolto l'impasto sul piano da lavoro, do giusto una rabboccata a mano per controllare l'impasto. Mettiamolo all'interno della planetaria, lo copro con un po' di cellophane e lo lascio riposare per un'oretta. Prendiamo un foglio di carta forno diviso a metà e poniamo il burro in mezzo. Chiudiamo il foglio di carta e con un mattarello, appiattendolo, creiamo una sfoglia di burro. Ok, ora questa poniamola in frigo per un'oretta
È giunto il momento di tagliare le cipolle. Ragazzi, questo è l'unico modo in cui io posso tagliare le cipolle, se no muoio, cioè i miei occhi vanno a fuoco. Se come me soffrite terribilmente quando tagliate le cipolle, vi basterà tagliarle sotto il getto dell'acqua e pulire spesso la lama. Le esalazioni saranno molto molto ridotte e soffrirete molto molto meno. Allora, tagliate sottilmente, ma vedete quanto sottilmente? Sottilmente la cipolla. Affettata tutta la nostra cipolla, trasferiamola in un tegame abbastanza ampio che la possa contenere. Verso un bel bicchiere d'acqua, vista la quantità di cipolla, anche due, accendo la fiamma e lascio andare facendola stufare. A questo punto, come vedete, la cipolla è tutta bella morbida. Aggiungiamo l'olio, pur essendoci ancora dell'acqua, non è importante. Dopo l'olio un pizzico di sale e adesso lasciamo imbiondire per bene fino a quando tutti i liquidi non saranno ben assorbiti e la cipolla sarà bella morbida, appunto, e bionda. E quando la cipolla è così morbida e cremosa, e non sentirete più il fruscio della cipolla, ma sentirete questo, la padella, e allora la vostra cipolla sarà quasi pronta per essere tirata via dalla fiamma. Prima però dovete batterla ben bene. Questa è un'operazione molto importante per chi mangia la cipollina, non tanto dal punto di vista sapore, quanto dal punto di vista pericolo di vita, perché la cipollina si mangia tiepida, ma già da tiepida è molto calda in alcuni punti, e se il filo di cipolla vi sbatte sul viso mentre tirate via il morso, ustionate di terzo grado, mentre una cipolla più sfrangiata e più morbida al morso verrà via con la pasta che avete addentato. Quindi battetela ben bene e scendetela dalla fiamma. A questo punto la nostra pasta sarà bella e lievitata e stendiamo un rettangolo di pasta. Stesa la pasta facendo uno pseudo rettangolo, prendo il burro che avevo fatto ben bene raffreddare in frigorifero, lo poggio sulla mia pasta e ripiego così una prima volta al libro e do una mattarellata. Quindi prendo nuovamente la pasta e ripiego uno e due e stendo ben bene. Prendo e richiudo e ristendo ben bene. A questo punto chiudiamo il nostro panetto nella pellicola e mettiamolo a riposare in forno per una mezz'oretta. Bene, a questo punto il nostro super panettone lievitato, stendiamolo ben bene. Adesso della pasta facciamo dei quadrotti. Vi faccio vedere com'è la pasta. Vedete, è tutta a sfoglie, cioè non è una pasta dritta. Come prima cosa sporco la cipollina con un po' di passata di pomodoro che ho condito con un cucchiaino di olio, del sale e io ho messo anche un po' di aglio in polvere, ma questo è del tutto facoltativo. Mezza fetta di prosciutto, della mozzarella e quindi la protagonista, la cipollina, che metto proprio qui al centro, un bel po', senza esagerare. Quindi con un filo d'acqua, direttamente con le mani, sporco i bordi del mio pane in pasta e chiudo così. Prendo un margine, prendo un altro margine e faccio combaciare, prendo un altro margine e faccio combaciare, prendo un altro margine e faccio combaciare, pizzicotto il tutto
e delicatamente le poggiate così sulla leccarda del forno. Se dovessero aprirsi, potete aiutarvi con uno stuzzicadenti per farle stare tutte prese bene. Fatte le nostre cipolline, a me ne sono venute 8 che ho distribuito in due leccarde, faccio pari quantità di tuorlo e di latte, frusto insieme e spennello le mie cipolline ben bene con questa miscela. Dopodiché porrò in forno spento per 20 minuti, quindi accenderò il forno a 200 gradi, modalità ventilato, e staranno in forno per 25 minuti. Guardate sempre il vostro forno perché ogni forno è diverso da un altro, quindi ci vediamo a cipollina sfornata. Ora vanno in forno per 20 minuti a lievitare, dopodiché 25 minuti a 200 gradi ventilato. Mamma mia, ed eccole, eccole, eccole. Adesso le tolgo da qui, così le separo dal burro di cottura e le faccio raffreddare in tagliere. Ed eccoci pronti, ancora è super calda, è rischio l'ustione per voi ragazzi, ma vi voglio fare vedere l'interno. A parte il fatto, notate che con la pasta non sgonfiano, e poi voilà ragazzi, mordete e godete alla nostra salute. Vedete, è una sorta di pasta sfoglia, ma non proprio, nel senso è una pasta sfoglia panificata, è qualcosa che sta in mezzo tra la pasta sfoglia e una pasta da brioche, per intenderci, salata. Bene, assaggiate le nostre cipolline e poi mandateci tanti cuoricini, tanti like, tante condivisioni, vi vogliamo bene, se no non vi faremmo queste cose, eh? Ci vediamo subito dopo le foto, ciao! Se anche voi non avete tergiversato, allora siete arrivati alla fine del video, quindi avrete provato con noi la nostra ricetta delle cipolline catanesi. Andiamo a rispondere alle vostre domande. Voi direte, ma come? Le sapete già prima che le facciano? Io le so già. Il pannello. Ma si deve usare per forza la planetaria? No, potete usare anche olio di gomito. L'importante è lavorare bene il panetto, ma non fare sviluppare troppissimo la gabbia glutinica, perché sennò poi al momento dell'accorpamento del burro la pasta è troppo elastica e non vi consente una buona lavorazione. Seconda domanda: posso usare la macchina del pane per l'impasto? Sì, ma non ultimare il programma impasto, falla amalgamare e poi la metti nella ciotola, appunto. Terzo punto: con cosa posso sostituire il burro? E allora, il burro lo potresti sostituire con la margarina, ma l'effetto sarà totalmente diverso. Quarta domanda: posso farlo con le farine integrali? No, non è più la cipollina. Quinta domanda: io non mangio il prosciutto, prendi un altro pezzo di tavola calda, ce ne sono tantissimi a Catania, non c'è bisogno che ti mangi la cipollina. Ma posso sostituire la cipollina con qualche altra cosa? No, non è più la cipollina, raga, fatemi un'altra cosa. Nel senso, scherzi a parte, ma tu tutte queste domande dove le stai leggendo? Scusa, non le ho lette sotto questo video. La cipollina è un piatto tipico, la ricetta quindi non può essere modificata per non far perdere la propria tipicità. Qualunque modifica non dà più la cipollina, certo. Dà un altro rustico che può essere altrettanto buono, sperimentatemelo, fatemelo sapere, ma se io che sono catanese preparo la cipollina, la devo preparare per come si fa, se no vengono qua e mi uccidono in tanti. La popolazione di Catania è vasta ed è anche suscettibile sul piano cucina. E allora, benissimo, e quindi basta, provate la cipollina, preparatela insieme a noi, condividete questa ricetta se vi è piaciuta e mi raccomando, noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Ma ci trovate non solo anche qui. Brava, ci trovate anche su Facebook, su Instagram,
sotto la voce arte per arte te. Arte per te, fai apparire qui il simbolino. Fai apparire il simbolo, bravissimo, sei bravo. Niente, poi dove ci trovate? E nei vostri cuori, nei vostri cuori, glielo vuoi dire? Sempre nei vostri cuori, ma soprattutto sempre qua per un prossimo video con questo pazzo. Ciao, ci vediamo sempre qui. Sì, sulle vostre tavole. Ciao.